te dovrà rimanere in tapputtare, ma vabbè. Io ho paure. Tu hai paure? Io? Sì. Io so, e questo è il problema. Allora, aspetta, prima di iniziare. Ok, possiamo giocare in... Prima di iniziare, Nicola è il cerchietto blu, io sono quello giallo. Sì, allora, io ho visto questo gioco su YouTube. Simone, no. No. Allora, io so che... Allora, lo scopo del gioco è semplicemente montare i mobili dell'IKEA. Il problema sono i controlli. Il problema sono i mobili dell'IKEA. Allora, aspetta, vabbè, il tavolo è facile, no? Sì. Come si prende? Ah, aspetta. Oh, devi... Ah, ok. Ok. Allora, ragazzi, il commentary potrebbe risultarvi un po'... Un po' pieno di... Un po' pieno di cazzo. Allora... No. No. Cosa? No. Lo sto mettendo io lì, fermati. Ah, lo devo avvitare. Nicola, ho paura di doverlo avvitare. Non penso, a me è entrato. Come si fa? Ah? Sì, come l'hai preso? Ah, ok, pensavo fosse molto più complicato di così. Sì, allora, ma se io lo volessi alzare, come lo alzi? Con R2, io. Ah, ok, la leva. Vabbè, una volta che lui ti dice che c'è la traiettoria, puoi già inserirlo nel cazzo. Ecco, vedi? Tu fai così. Okay. Abbiamo montato un bellissimo tavolino. Ok, io direi di... mi sto sentendo deluso dalla cosa. Io direi di prenderlo e posizionarlo nella stanza, Nicola. Perché la versione che ho visto secondo io... Secondo me cade. Sì, sicuro. La versione che ho visto io semplicemente non aveva questi cosi di rotazione. Salutiamo, grazie il nostro amico Andrea, che è passato col motorino da 1000 cavalli. Allora, io... Ah, non aveva queste cose. Allora, io ho visto questa versione dove i comandi semplicemente non c'erano. Posso metterlo sulla scatola? Non si capivano. Pensavo di poterlo mettere sulla scatola, invece guarda, fa così. Allora, aspetta, noi buttiamo la Nicola, scatola. La nostra casa, questo è il nostro nuovo ufficio. Simone, che... sì, però quel tavolino appoggialo. Lo appoggio. Questo è il nostro nuovo ufficio. Adesso che siamo youtubers professionisti. Simone, guarda che sto facendo. Ah, no, Nicola. Madonna, Nicola. Allora, secondo me è molto più funzionale se lo mettiamo così. Hai capito? Guarda la fisica delle tende, guarda. Bellissimo. Allora, io lo lascio così il tavolino. Simone, hai visto la mia opera d'arte? È bellissimo. Ma se tipo lo lascio cadere, muore. Sì. Allora, questa che cos'è? Non ne ho idea. Allora, prendiamo credo, i pezzi. Credo sia una lampada. Io mi trovo già in seria difficoltà, non so come montarla. Anzi, no, ho capito come, credo. Allora, dobbiamo prima inserire questi. Perché io sono finito in alto con il mouse? Ah, ecco, guarda. Mi ha dato la traiettoria. Dov'era? Non trovo più. Ecco. Oh, quello va lì. Poi, mi ha vibrato tutto il aiuto. Questo da che parte va? Scusa se cade, però non è colpa mia, è colpa del gioco. Tranquillo. Dove si incolla questo... Ah, forse è qui, aspetta. Questo vuole essere una specie di mappa mondo. Eccolo! Guardami quanto sono bravo. Ancora non vedo niente, però, ti avviso. Tranquillo, io non sto capendo niente, quindi siamo sulla stessa barca, allora, più o meno. Questo qui andrebbe messo in una certa posizione, in modo tale... Sembra... È un lampadario, è chiaramente un lampadario, Simone. Ah, ecco, vai, inserisci, vai giù, più giù. Vai, quando c'è la... devi spostarlo in senso orario. Io non ho capito dove. Nel buchetto qua, vedi? Ok, l'ho visto, non lo vedevo. Me lo metto su... Ecco, c'era la traiettoria, vai. No, non lo vedevo io, scusa. Io e Nicola siamo professionals. Allora, questo va messo sicuramente qui sopra. Quindi deduco che questo coso vada su di... No? Dove bisogna mettere... No, non so giocare. Qui? Ah, eccolo, vai. Ci siamo riusciti. Adesso queste qui sono d'abbellimento, sicuramente. Probabilissimo. Il problema è che non sappiamo come... Cioè, io le metterei anche così. Okay. Lasciamolo così. Ma non ci dà il prossimo mobile. No, che palle. Vai. Dobbiamo cercare di capire dove... Ah, ecco, aspetta. È uscita la traiettoria da qualche parte. No. Devo starlo dire? Ho distrutto la casa nel frattempo. Ti spacco l'anima. Abbiamo trovato 1000 ori sotto.
Allora, Simone. Sì. Facciamo le persone serie. Sì. Ecco com'è, ecco dove abbiamo sbagliato. Ah, avevamo sbagliato. Allora, praticamente noi non abbiamo visto il disegno. Esatto. Allora, qui, siccome noi siamo fan dei giochi tipo Call of Duty, quelle cose lì, ci facciamo una... Ma, attenzione. Siccome noi siamo fan di Simone che sta rompendo il cazzo alla visuale, grazie. Ah, questo è uno scudo. Oh, quindi dobbiamo mettere prima il piedistallo per terra, no? E mettiamo il piedistallo. Quindi non puoi più smontarli una volta che hai sbagliato. Come cazzo si fa? La prendi a quel posto. È abbastanza. Come succede con i mobili di IKEA, che si incastrano per sempre. Devo girarti il coso, aspetta. Faccio io. Questo? Ehi! Quello è. Dai, non montare malissimo il ristallo. È un sensore, è un seno coseno, dai. Bellissima, aspetta, gluten. Allora, Nicola, questo oggetto non può montarlo. Allora, Nicola, dovete sapere che Nicola ha un brutto vizio, non mangia il glutine, quindi io monterò da solo questo oggetto, che cos'è? Una scrivania. Sì, è una scrivania. Aspetta, Simone, lascia quella merda! A posizione. Perché non si accende? Lo monto da solo questo. Allora. Non ho visto il disegno. Ah no, aspetta, bugia. È una scrivania col pianale sotto. Erano questi due tavoli. Quello sicuramente no, quello è l'ultimo. Aspetta, sto prendendo le cose una alla volta. Questi che cazzo sono? Piedini. Vabbè. Allora, se ci sono abbastanza cose per montarlo, tu puoi farlo, il tavolino. Ma dove cazzo è passato quello? Eccolo. Aspetta, dobbiamo attaccare l'altra gamba. Ole. Noi abbiamo smesso di provarci da troppo tempo. Aspetta, te lo alzo un po' così. No, così vedi bene dove si può mettere. Esatto. Arte moderna. Vai. Vai. Adesso devi solo collegare questo a questo qui. Ora spiegami l'utilità di quello. L'hai reso più spesso. È un'arma contundente. Vai, mo. Ok, l'ho trovato. Qua. Vai. Vai. Devo capire come girarlo. Vai. Gira ancora. Si può fare. Ecco. Avevo visto prima. Dai, no. Ragazzi, abbiamo finito il nostro gioco, perché è arrivato anche il tavolino e quell'altro. È caduta. Nico, prendi la lampada, è caduta. Mettila nell'angolo lì. Ah. Allora, praticamente questo tavolino serve a abbellire un po' la... Cioè, non è un tavolino, come potete ben vedere. Io non vedo un cazzo, però... Oh! Lo butto là dietro, tanto me ne frega un cazzo. È un'opera d'arte moderna. Fai vedere, Nicola, fai vedere. Dopo togli il vaso. Ma ci serve per costruire quello spazio. Io lo metto a fianco al divano. Allora, se un vostro amico viene a casa e trova questa roba, vi dice: bravo, chi l'ha fatta, chi è l'autore? Ve lo chiede. Nicola, il vaso però mettilo su. No, quel vaso. Ho fatto spostare i quadri. Quel vaso ha una sua utilità. Tu fai la lampada, io faccio il tavolino, pronto? Vai. Perché devo rifare io la lampada? Perché è più difficile. Allora, le cose sono due. O levi quel cazzo di coso o mi fai spostare la cazzo delle camere. Vai. Sto vicino a te. Ok, allora dobbiamo spostare per forza quel coso, perché più di così non se ne va. Vai. No, devi spostare il cazzo là. Questo qui? L'altro. Cosa? Devi spostare dietro. Questo qui? Sì. Gigi. Guarda, si muove a cazzo. Vai, mettilo. Vai mo. Vai. Simone, io ho perso il controllo di quel coso. Devi avvicinarlo al... Simone! Vorrei dirti che sta là! Aspetta, lo porto di là. Non posso.
Manco io. Avvicina, avvicina quanto più puoi. Non so neanche dove mi trovo. Eccola perché, aspetta, vai. Non... è finita. Vieni, vieni, vieni. Vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù di qua. Qua dove cazzo sta? Togli, lascia l'oggetto. Oh, dove l'ha messo? Non lo so. Nell'oblio, non si può. No, eccolo. Ah, visto. Vai, mo. Cazzo sta. Ragazzi, ecco. La seconda lampada è compiuta. Cool. Wow. Vabbè, praticamente ci arrivano sempre gli stessi mobili, però. Sì. Finché non completiamo la casa. Che merda è questa? Vuoi fare gluten? No, basta, basta, dai. Apriamo di solo e poi lasciamo... Si possono... Aspetta, aspetta. Fermo lì. Hai avuto anche la stessa idea? No. No, sono le prese diverse. No, vaffanculo. Ci stavo sperando. Aspetta, che magari si può. Non si sa mai. Si può! Nicolà! C'è un motivo per cui questi ci hanno dato i mobili double fast. I mobili double fast. Nicola, c'è un motivo a tutto nella vita, ricordatelo. Sì, ma voglio capire il motivo. Aspetta! Stai fermo. Questo è l'oggetto che ci salverà la vita. Guarda, guarda. Sì. Aspetta. Ho già capito. Giù? No. No, mi hai fregato l'idea, Nicola. Mi hai fregato l'idea. Questo è un fucile, guarda. È diventato un fucile questo coso. Stavo Donatello, delle tante opinioni. No, aspetta. Simo. Aspetta, non me lo fa. Eccolo qui. Bellissimo. Finito! L'abbiamo finito! Manca un pezzo! Vabbè, ormai. Vai! Possiamo aggiungere ancora quei pezzi a questo? Mettilo qua. Credo di sì. Ragazzi, c'è un autismo nell'aria che non avete idea. No, aspetta, non ha funzionato. Vai, vai. Io lo volevo esattamente lì. Abbiamo ancora margine di costruzione su quest'opera. Io direi di mettere dei pezzi della lampada. Metti soltanto quello centrale con gli attacchi. No, metti solo questo, metti quello. Dove sta di preciso? Aspetta. Non sappiamo più dove mettere la roba, ragazzi, non so se ve ne siete accorti. Tanto lì comunque, finché ha degli spazi disponibili, vi continuo a dire, forse potresti metterlo qui. Simo. Metti una luce. Ecco! Bam! Si può anche reggere in piedi, dubito, perché un minimo di fisica ce l'ha. Il problema è che è sbagliata. Non funziona. Ecco, la lampada va qui. Eccola! Ma che cazzo è? Cos'è diventato? Ci sono altri buchi dove infilare sta roba. Gira un attimo il... Olè! Olè! Voi ragazzi potreste costruire mobili all'infinito. Simone, spostalo. Ok, no. Devo non serve più. Dentro! Allora, aspetta, basta, dai. Sennò poi il video è troppo lungo. Ma che cazzo ce ne facciamo del David di Michelangelo qua? Cioè, questo è un Bernini, ragazzi. A Piazza Navona lo devono esporre, questo. E no, io li lascerei così. Con queste immagini di questa nostra opera rotta. Togli quello schifo di lampada. Non si può vedere, Nicola. Non c'è gusto. Ma io volevo fare sfida tra mobili. Togli così, mettiamo la miniatura di questo. Questa è la mia. Togli il cursore. Postalo ovunque non si veda mai più. Questa è la nostra miniatura del video. E noi vi lasciamo così. Voi, secondo voi, cos'è? Vi lasciamo con questo dubbio. Secondo voi cos'è? Secondo me è un trastullatore. Cosa? Un trastullatore. Questo lo secondo metti... me. Secondo me questo è un trastullatore. No, questo lo metti proprio nel culo. Secondo me è questo. Proprio ci entra preciso. Appoggia il vaso sul tavolino qui. Tavolino, insomma. Vai. Non mi fa entrare. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.